Lieviti di origine chimica, zuccheri non salutari e trattati chimicamente, farine, oli e burri di cui sappiamo spesso poco o niente. Una moltitudine di ingredienti per creare un prodotto che dovrebbe essere semplice, ma che deve essere potenziato per accentuarne il sapore. Questi sono spesso gli ingredienti dei biscotti che si acquistano normalmente. Se crediamo nel concetto secondo il quale meno sono gli ingredienti, più salutare è il prodotto, e siamo quindi alla ricerca di biscotti nutrienti, salutari, gustosi e accattivanti, e se vogliamo sapere cosa mangiamo e cosa facciamo mangiare ai nostri figli, tanto vale preparare i biscotti con le nostre mani. Il benessere, come molti sostengono, parte anche da ciò che mangiamo. Se visti in dettaglio, i cibi che assumiamo sono come delle medicine quotidiane, oltre a essere un nutrimento. Sta a noi quindi determinare la qualità e la tipologia degli ingredienti e gli effetti degli stessi sulla nostra salute. Questo fondamentale concetto era anche alla base di ogni antica ricetta: associare al cibo i poteri terapeutici di ingredienti sapientemente orchestrati per creare prodotti buoni e utili alla salute. Si pensi ad esempio ai fermentati di frutta, ai formaggi muffettati, al kefir e a molti altri alleati gastronomici. La ricetta che propongo è a portata di bambino. Non servono impasti, fiamme né forni. Serve solo un po' di attesa affinché i biscotti siano pronti. Ma quanti sono gli ingredienti per preparare le gallette allo sciroppo d'acero e cannella? Semplicemente 3. Riso, sciroppo d'acero, cannella. L'ingrediente di partenza dei nostri biscotti è costituito da gallette di riso integrale e biologico di origine tracciata. Il riso è usato da millenni per il suo gusto e per le sue proprietà terapeutiche. Secondo la letteratura erboristica, questo ingrediente è lenitivo, contrasta le infiammazioni ed è emolliente. Ha inoltre una significativa presenza di proteine, fibra grezza, vitamine e sali minerali. Lo sciroppo d'acero 100% naturale e biologico del Canada è un dolcificante naturale prodotto dagli alberi, una pregiatissima linfa. Al contrario di altri dolcificanti, lo sciroppo d'acero è ricco di vitamine e minerali come potassio, calcio e ferro, utili alla salute e alla dieta quotidiana. È energizzante, rimineralizzante, depurativo e drenante. È inoltre antiossidante e aiuta il sistema digerente e intestinale, sempre secondo la letteratura erboristica. Come ben noto, la cannella non ha solo profumo e aroma incantevoli e deliziosi, ma è considerata un potente farmaco naturale dalle virtù tonificanti e stimolanti. È un disinfettante intestinale e polmonare ed è un prezioso aiuto cui ricorrere per aumentare le difese dell'organismo dalle malattie infettive. La cannella inoltre è un potente antisettico che elimina molti batteri, virus patogeni e funghi insidiosi, sempre come riportato dalla letteratura erboristica. Gli erbari cinesi menzionavano la cannella già 4700 anni fa. Per preparare le gallette allo sciroppo d'acero e cannella basterà stendere una base di sciroppo d'acero su un piatto e porvi sopra le gallette. Aggiungere altro sciroppo d'acero sopra le gallette, cospargerle di cannella e rigirarle più volte. Il riso assorbirà gradualmente quasi tutto lo sciroppo d'acero. Le gallette risulteranno quindi impregnate del suo dolce e avvolgente sapore e del fantastico aroma della cannella. Profumatissime! Dopo 24 ore le gallette potranno essere messe in un nuovo recipiente e dopo 48 ore risulteranno completamente asciutte al tatto grazie all'evaporazione della componente liquida dello sciroppo d'acero. Le gallette saranno quindi pronte per essere consumate a colazione, nel latte o nel tè, come merenda, come dessert o come stuzzichino genuino e salutare, alternativo ai prodotti industriali. Buoni cibi naturali e buona preparazione delle gallette allo sciroppo d'acero e cannella a tutti. Arrivederci.